So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Nuovi guai giudiziari per il circolo privato Monti Blanca. Dopo la chiusura di 3 giorni per aver servito alimenti senza autorizzazione e per aver ospitato persone prive di tessera, il locale è stato trovato aperto oltre l'orario consentito. Al suo interno, ancora una volta, i carabinieri hanno trovato 15 soggetti non associati e diverse dosi di hashish e cocaina. Probabile una nuova chiusura, oltre provvedimenti per la presenza di stupefacenti. Buoni risultati per gli studenti del Volta, impegnati questo fine settimana nelle gare di robotica a Modena Fiere. Gli studenti, insieme agli insegnanti, hanno programmato dei robottini che si sono sfidati all'Expo Elettronica in gare come robot sumo, calcio e labirinto. Si è tenuto in sala Biasini il primo appuntamento del 2018 con la rassegna Metti un pomeriggio con anniversari. L'incontro è stato dedicato a Lewis Carroll, morto 120 anni fa, e al suo capolavoro Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel corso del pomeriggio, alcuni volontari di Librarsi e degli studenti hanno letto dei brani tratti dal libro. Presenta l'iniziativa l'assessore Giulia Pigoni. Passiamo allo sport. Strepitosa vittoria della Canovi Volley femminile, che nella palestra della Consolata, piena di tifosi, ha battuto con un netto 3-0 la capolista Coveme San Lazzaro. Ecco le interviste a mister Barbolini e alla giovane Josefino Bossa. Allora, una tensione che alla fine lo possiamo dire, perché tanto i bambini ci saranno e non, che è stata diluita con la sigaretta. Ma sì, ma non è tanto la tensione, ma un po' sì, l'adrenalina, perché chiaramente era una partita che per noi era importante per avere delle conferme sul fatto che noi siamo una squadra che può stare in alto in classifica e può competere con tutti. Ci eravamo detto che volevamo dimostrarci se eravamo alla stessa altezza della prima in classifica, e penso che oggi, grazie anche al pubblico e grazie a tutte le ragazze, abbiamo dimostrato di poter essere competitivi anche con la prima in classifica. Beh, le ragazze hanno detto che questa settimana avete fatto una full immersion veramente grossa. Sì, è stata una settimana un po' particolare, abbiamo fatto una full immersion da un certo punto di vista, nel senso che ci siamo concentrati sulla partita, abbiamo studiato loro. È stata una settimana anche un po' travagliata, perché il periodo purtroppo porta malanni di stagione, quindi non ci siamo sempre allenati al 100% e tutti, però l'obiettivo era arrivare a domenica il meglio possibile e penso che ci siamo riusciti. Posso chiederti se tu pensi con rammarico a qualche punto perso veramente per strada e che adesso assottiglierebbe di molto la distanza? Beh, è chiaro che quando giochi in un certo modo e vinci certe partite e guardi la classifica, i punti persi per strada sicuramente pesano, però diciamo che sul nostro lavoro non stanno pesando e questa partita lo ha dimostrato. Non abbiamo affrontato la partita consapevoli di chi ha perso qualche occasione, quindi la prima in classifica era particolarmente lontana, ma viviamo domenica per domenica, partita per partita. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, deve ancora finire il girone d'andata e quindi le possibilità per guadagnare altri punti ci sono abbondantemente. Ancora una grande prestazione, una grande vittoria in casa, e questa volta contro la prima della classe. Sì, esattamente, sapevamo che era una partita difficile perché comunque loro non ne hanno mai persa una. Sono le prime e comunque sono una gran bella squadra, però noi ci siamo impegnate e questo ha portato dei grandi risultati. L'impegno è stato tanto, sicuramente avete fatto un allenamento particolare durante la settimana, la concentrazione si è vista sui volti di tutti fino all'ultimo punto. Sì, sicuro abbiamo fatto un gran lavoro in allenamento, perché questa settimana ci siamo allenate molto intensamente per prepararci a meglio a questa partita.
ti faccio una domanda un po' difficile. Che rimpianti ci sono per i punti lasciati per strada che potrebbero significare anche essere molto più vicini a questa squadra? Sì, ce ne sono un po' di rimpianti, perché comunque essere prime ci avrebbe comunque permesso di fare la Coppa Italia, però ormai quel che fatto è fatto, ci impegneremo alle prossime partite. L'idea principale è quella di raggiungere la Coveme e di vincere il campionato? Esattamente, sarà il nostro obiettivo nella seconda parte del campionato e cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo. Continua il periodo nero della San Michelese, che è stata battuta in casa 4-0 dalla Gazzanese. Per i ragazzi di Mister Frigeri, un tonfo inatteso che segue la battuta d'arresto nel recupero contro Pallavicino e la sconfitta contro la capolista Axis Valsa. Per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci a domani. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.